Gesù percorre le strade della nostra vita accanto a noi, ma non è facile riconoscerlo. Gesù si nasconde per insegnarci la grande importanza che i piccoli gesti hanno nella nostra vita. Il vero amore non grida, si fa solo sentire come una brezza leggera. Come i primi discepoli, Gesù chiama anche noi per nome e ci chiede di seguirlo, di trasformarci in pescatori di uomini come strumenti di salvezza per gli altri. Non dobbiamo mai dimenticare che ciascuno di noi è un pescatore, un mezzo con cui gli altri devono e possono arrivare a Dio. Perciò, a prescindere dalle fatiche e dagli insuccessi della vita quotidiana, dalle delusioni e dagli impegni, siamo chiamati ad essere luce, a illuminare i cammini storti, perché nessuno percorra la direzione errata. In che modo vuoi essere pescatore per gli altri? Cosa dovresti cambiare nella tua vita per essere più aperto alle ispirazioni dello Spirito Santo e sentire la sua voce che ti chiama durante la giornata?